Era il 2 giugno del 1986 quando la dottoressa Angela Serra, di origini salentine e attiva presso il Policlinico di Modena, muore per un tumore. Aveva 29 anni. Alcuni amici e colleghi decisero di intitolarle un'associazione senza fini di lucro che desse un contributo alla lotta contro i tumori. Nessuno poteva immaginare quanto la Ollus Angela Serra potesse radicarsi nel cuore della gente, costituendo un aiuto concreto ai malati e alle loro famiglie. Oggi in Italia esistono 4 filiali, di cui 2 in Campania. La filiale di Caserta Benevento è dedicata all'ingegnere Tonia Iasimone di Pietravairano e al giovane studente Valentino Ferrara di San Lorenzo Maggiore, le cui vite sono state stroncate da mali incurabili all'età di 34 e 16 anni. Spesso di fronte ad una terribile diagnosi, il paziente oncologico e chi lo circonda si sentono soli, disorientati e privi di ogni speranza, non sempre pronti a lottare. L'associazione Angela Serra Ollus vuole prendersi cura di loro, affiancando il Sistema Nazionale nell'assistenza al paziente, dando sostegno alla ricerca e incentivando la prevenzione. Il convegno scientifico organizzato lo scorso 10 dicembre 2016 a Calvisi, di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, va verso questi obiettivi. Convegno scientifico a Gioia Sannitica, provincia di Caserta, sul tema alimentazione e cancro. Ne parliamo con i protagonisti. La prevenzione è fondamentale e rientra tra gli obiettivi della nostra associazione. I 3 obiettivi fondamentali, principali della nostra associazione sono fare prevenzione, affiancare il servizio sanitario per aiutare i reparti di oncologia, i pazienti oncologici e i loro caregivers e sostenere la ricerca scientifica. Quindi noi abbiamo iniziato la nostra attività un anno fa e abbiamo incentrato questo primo anno di attività e proseguiremo anche per il futuro proprio sulla prevenzione. Ecco, non è, come lei diceva, l'unica iniziativa che ha messo in campo e sta pensando l'associazione Angela Serra Ollus. Di che cosa si tratta e soprattutto quando è nata? L'associazione, la filiale di Caserta Benevento, è nata un anno fa e in quest'anno di attività noi abbiamo organizzato le domeniche della prevenzione. Siamo stati chiamati da comuni pro loco di vari paesi della provincia di Caserta e di Benevento, dove abbiamo organizzato prevenzione dei principali tumori. Grazie all'aiuto di colleghi che volontariamente si sono prestati, abbiamo noleggiato ecografi, eseguito anche degli esami ematochimici e abbiamo fatto prevenzione del cancro della mammella, del melanoma, delle patologie addominali, della tiroide, della vescica, della prostata e così via. Abbiamo poi avviato un programma di educazione alimentare nelle scuole medie in collaborazione con il professore Greco dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e con la Coldiretti sia di Caserta che di Benevento, dove abbiamo considerato delle scuole pilota a Piedimonte Matese, a Ponte Paupisi Torrecuso e il plesso di Melizzano, Faicchio, Puglianello, Amorosi. Abbiamo iniziato questo programma per gli alunni di prima media, lo porteremo avanti fino in terza media e i risultati saranno poi analizzati statisticamente all'università per valutare quanto è stato incisivo il nostro intervento, che è svolto da personale qualificato sia del Policlinico ma anche esperti del territorio che la Coldiretti ci indica di volta in volta. Ultima cosa, dottoressa, questo è un importante convegno scientifico di formazione per gli addetti ai lavori, di informazione per i cittadini. Come dicevamo, non è soltanto e l'unica iniziativa della sua associazione, dell'associazione che rappresenta. Diciamo anche che l'associazione ha finanziato una borsa di studio per una giovanissima psicologa che opererà nel presidio di Piedimonte Matese. Sì, noi abbiamo cercato di realizzare i 3 obiettivi: fare prevenzione con le domeniche della prevenzione, finanziare la ricerca scientifica e quest'anno, a dire la verità, abbiamo destinato il fondo che era riservato alla ricerca, l'abbiamo destinato al comune di Amatrice. E per quanto riguarda invece affiancare il servizio sanitario, abbiamo stabilito un protocollo d'intesa con l'ASL Caserta per poter dare una psicoterapeuta all'ospedale civile di Piedimonte Matese, all'oncologia dell'ospedale civile di Piedimonte Matese per un anno. Ci auguriamo di darne altre per i prossimi anni anche in altri ospedali dove ci è stato richiesto. Personaggi
personaggi illustri del mondo della medicina e della oncologia si sono confrontati in un dibattito che ha coinvolto l'intero auditorio, visto l'elevato spessore degli interventi. Passato, presente e futuro, importanza della prevenzione. La prevenzione è un argomento che noi battiamo e teniamo sotto controllo da una vita intera. Sono 45 anni che lavoro in questo ambito e cerchiamo di collaborare con tutte le strutture locali per la prevenzione del tumore alla mammella, che è un problema sociale ormai per la sua frequenza, ed è un problema ancora di più per chi sono sempre donne più giovani a essere ammalate di tumore della mammella, quindi con tante altre problematiche come le possibili gravidanze, le possibili implicazioni etiche, familiari, sociali e via discorrendo. È un grosso problema. In Italia sono ammalate nel 2014 48.000 donne di cancro della mammella, è una cifra mostruosa. Un convegno scientifico del genere può innanzitutto servire per formare gli addetti ai lavori, ma anche per informare l'opinione pubblica. Cosa si può fare? Allora, sono d'accordo con lei. Il discorso è parlare dell'argomento e convincere le donne che la prevenzione non è fine a se stessa, ma è un qualche cosa che serve realmente a far guarire le donne. Più presto si arriva alla diagnosi, ancora oggi nel 2016, quasi 2017, la prevenzione significa arrivare quando il tumore è ancora di piccolissime dimensioni, non è ancora cresciuto a tal punto da aver seminato cellule tumorali nell'organismo. Sono quelle situazioni le più favorevoli per poter far guarire le donne. Poi c'è prevenzione in genere per quanto riguarda l'alimentazione, l'attività fisica e via discorrendo, ma ci sono tanti fattori che non sono invece modificabili, come l'età naturalmente, come le gravidanze, l'età della prima gravidanza, la familiarità, la nulliparità. Sono un sacco di fattori che purtroppo influiscono in maniera negativa, pesantemente negativa, sulla possibilità di sviluppare un tumore della mammella. Professore, forse bisognerebbe anche partire dalla consapevolezza della malattia. Sono moltissimi anni che non mi nascondo più dietro a un dito con le pazienti. È sempre brutto, è sempre difficile, non è mai bello ogni giorno che mi succede di dover comunicare a una donna che ha un tumore della mammella e di doverle dire quali sono i percorsi diagnostici e terapeutici che dovrà fare. Non è mai bello, ma non mi nascondo più dietro finte parole, una brutta malattia, una infiammazione. Non esiste più questo, ma questo è perché abbiamo la possibilità di far guarire le donne. Forse tantissimi anni fa, quando non avevamo queste possibilità, ci nascondevamo un pochettino dietro questo dito per non far capire alla donna, che poi capiva realmente benissimo, perché togliere un seno a una donna è chiaramente un intervento che si fa solo per determinate malattie di una particolare gravità e quindi non era possibile. Però era una specie di farsa che si creava tra medico e paziente, che abbiamo abbandonato completamente, perché oggi spieghiamo innanzitutto che queste donne possono guarire. Possiamo fare per loro tantissimo, farle guarire, farle vivere una vita normale, certo con l'angoscia purtroppo di essere malate, o per non meglio dire di essere state per un periodo malate, ma poi di essere guarite. Per quanto riguarda la lotta ai tumori, la prevenzione rappresenta una delle strategie più importanti. Molti, si stima un 30% dei tumori, possono essere evitati attraverso un corretto stile di vita, che è sia alimentazione che educazione all'attività fisica. Quindi queste due attività devono essere curate molto anche da chi si occupa della terapia dei tumori. La nostra regione, la regione Campania, potrebbe essere mattatrice in tutto questo con la dieta mediterranea, però ancora bisognerà fare tanto, soprattutto di sensibilizzazione, un'opera di sensibilizzazione tra la cittadinanza. Sì, la dieta mediterranea è stata consacrata in provincia di Salerno, credo Pioppi era il paesino dove fu fatto uno studio importantissimo che dimostrò che quel tipo di alimentazione proteggeva molto dalle malattie cardiovascolari e dai tumori. Il problema è che la prevenzione va iniziata 20 anni prima, 30 anni prima, perché se ne vedano i benefici, quindi è molto importante educare i ragazzi fin dall'età scolare, perché
è lì che si mettono le basi per poter avere un futuro più sereno, con meno malattie. E non è facile convincere della utilità della dieta mediterranea o di un corretto stile di vita un giovane che pensa che tanto il rischio di ammalarsi, come dire, è molto lontano nel tempo. Quindi il grosso impegno è proprio questo, è cercare di far capire che star bene oggi significa stare bene anche domani. Ecco professore, lei diceva saper educare, cominciare ad educare. Un convegno del genere, un convegno scientifico, serve anche a sensibilizzare di più il territorio, quindi un'occasione di formazione per gli addetti ai lavori, per gli esperti, ma di informazione per l'opinione pubblica. Sì, sicuramente. Tra l'altro, siccome un mese fa abbiamo fatto un convegno molto simile a Salerno, dove c'è già stato il coinvolgimento delle scuole, di alcune scuole, abbiamo in programma come Associazione Angela Serra di sostenere una ricerca per cercare di capire se questo tipo di iniziative di divulgazione vengono percepite correttamente dai giovani, e quindi pensiamo di fare uno studio per capire se riusciamo a influire sullo stile di vita dopo aver fatto informazione. Cosa ne pensa della filiale di Caserta, come opera, come lavora, e soprattutto di questo territorio, una sua opinione? Non ho moltissimi elementi per poter esprimere un giudizio molto dettagliato sulle caratteristiche del territorio, pur essendo, come dire, molto legato a tanti amici che vengono da queste zone. Di sicuro la nascita di una sezione dell'associazione qui nella zona di Caserta Benevento mi ha riempito di gioia e ci consente di continuare ad avere ancora più entusiasmo per continuare nelle nostre attività di lotta ai tumori. Quindi tanti auguri alla più giovane delle nostre sedi, perché possa crescere e aiutare la gente che ha sicuramente bisogno. Al termine dell'interessante discussione, la consegna del primo premio Pino Acheo, recentemente scomparso, la cui vicenda ha ispirato la nascita della filiale di Caserta Benevento dell'associazione. Un bonus assistenziale per una psicologa che affiancherà il dottor Nettuno presso l'oncologia del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese per un anno, dopo che l'associazione ha stabilito un protocollo d'intesa con l'ASL di Caserta. Dottoressa, lei fa parte della grande famiglia dell'associazione Angela Serra, ma soprattutto è la protagonista del premio per l'assistenza psicologica in oncologia Pino Acheo, un premio che le è stato riconosciuto e che soprattutto si tradurrà in un vero e proprio lavoro in corsia che sarà nel presidio ospedaliero di Piedimonte Matese. In che cosa consisterà la sua missione? Allora, io affiancherò i medici ovviamente e mi occuperò del sostegno al malato oncologico. E cercherò di affrontare le diverse problematiche che verranno proposte. Si tratta anche di mediare un pochino con la famiglia, perché a volte i malati oncologici hanno difficoltà nell'interazione con la famiglia stessa, perché quando una malattia colpisce un nucleo, viene colpito il nucleo nella sua interezza. Sì, il nostro intento è proprio quello di fare in modo che la popolazione, la nostra comunità possa capire quanto sia importante la prevenzione, l'alimentazione per questa malattia che è detta la malattia del secolo, per cui abbiamo voluto fortemente ospitare questo convegno, dando anche il patrocinio, dando anche un piccolo contributo per quanto ci era possibile affinché il convegno avesse il successo che merita. A mangiare bene, mangiare prodotti tipici. I nostri prodotti, la tipicità non sta tanto nel sapore, che è eccezionale come sapore, i nostri prodotti, ma sta anche nella bontà e nella sostanza di questi prodotti, che sono lontani da altri territori come la Terra dei Fuochi e altri posti della Campania. Anzi, io invito le persone a venire qui a stare una giornata insieme a noi, a mangiare i nostri prodotti, che sono certamente buoni, ma sono certamente anche salutare.